Ciao, oggi sono qui perché voglio darti tre consigli su come migliorare la pratica degli arpeggi. Per arpeggio intendo non l'arpeggio quello con le dita, ma intendo l'arpeggio di settima, quindi la triade più la settima, quindi cosa che viene utilizzata tantissimo nella musica jazz e nella musica in generale, sia nella scrittura, nella composizione, ma anche nell'improvvisazione. Quello che si fa di solito, ed è quello che viene presentato anche nella maggior parte dei metodi della didattica comune, è quello di studiare gli arpeggi diatonicamente. Quindi se io ho la scala di Do maggiore e voglio armonizzare questa scala, quindi con gli arpeggi, io so che il primo accordo è Do maggiore settima e quindi dovrò fare questo arpeggio, Do maggiore settima, quindi Do, Mi, Sol, Si, ok? Quindi devo armonizzare la scala, quindi Do maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, eccetera, con gli arpeggi. Questa cosa è sicuramente utile, però a mio avviso bisogna dedicarci non più di tanto tempo. Questo è un esercizio puramente tecnico, puramente di visualizzazione, ma comunque molto limitato, sia dal punto di vista tecnico e sia dal punto di vista di visualizzazione. Vediamo perché. Quando tu incontri un brano, è difficile che tu, quando improvvisi o quando, insomma, devi suonare questo brano, hai tutti gli arpeggi belli in fila, come in questo caso. Quindi questo è un esercizio veramente molto base. E come dico sempre, l'ho detto anche in tantissimi altri video, quando un esercizio diventa statico, diventa troppo basilare e non ha nessun riferimento con la musica, bisogna secondo me abbandonarlo il prima possibile. Dico questo perché raramente, ripeto, capita un brano dove devi suonare tutti gli arpeggi in fila. Quindi, una volta che tu hai capito come funzionano gli arpeggi all'interno di una scala, molla questo esercizio e passa ad altro. Veniamo a noi, quindi il primo consiglio che ti posso dare, che ti voglio dare, è quello di imparare le tipologie di arpeggi, le varie nature di arpeggio, ok? Quindi l'arpeggio maggiore settima, che ha questo accordo come riferimento, l'arpeggio minore settima, quindi Do minore 7, che ha questo riferimento. Quindi capire e visualizzare gli arpeggi solamente su un accordo. Quindi in questo caso io prendo Do come riferimento e vado a suonare tutti gli arpeggi di questa tonalità, chiamiamola così, delle varie nature. Quindi avrò Do maggiore 7, Do minore 7, Do 7, quindi triade con la settima minore, l'accordo di dominante, e Do semidiminuito. Quindi diciamo queste tipologie, vediamo, perché sono quelle che capitano nell'armonizzazione appunto di una scala. Perché andiamo a fare questo lavoro su un accordo soltanto? Perché in questo modo io vedo il movimento delle voci, vedo che differenza c'è tra un arpeggio maggiore 7 e un arpeggio minore 7. Quindi non è solamente un esercizio tecnico, è anche un esercizio che mi fa migliorare la mia conoscenza armonica. Se non hai nozione di armonia, ti rimando ad una playlist qui sopra, te la lascio linkata qui sopra, dove ho fatto proprio un mini videocorso gratuito sull'armonia base, quindi tutto quello che c'è da sapere sulle scale, sugli arpeggi, eccetera. Quindi veniamo a noi, il primo esercizio, quindi quello di visualizzare questi accordi, queste posizioni. Quindi vediamo innanzitutto, ad esempio, Do maggiore settima, quindi Do, Mi, Sol, Si, esteso a due ottave però. Ok? Io ho preso questa posizione. Non sto a spiegarti quale posizione dello stesso arpeggio fare sulla tastiera, perché questi vanno in riferimento alle posizioni degli accordi e delle scale, scusami, e ognuno utilizza delle tipologie di scale diverse, come ad esempio le scale posizione base, le posizioni verticali, tre note per corda. Quindi in base alle scale che tu conosci dovrai ricavare poi gli arpeggi. Quindi Do maggiore settima, esteso due ottave. Adesso Do 7, quindi lo stessa triade ma con la settima minore. Sempre rimanendo qui, muovendo solo questa voce. Do minore settima. E poi Do semidiminuito. Se hai fatto caso, io ho utilizzato queste diteggiature in modo molto specifico, perché qui infatti è il secondo consiglio che voglio darti, è quello di muovere le voci dalla stessa posizione quando possibile. Cosa voglio dire con questo? Se io ho Do maggiore settima e ho il Si naturale qui, e io ho il Do 7 con la settima minore, il Si bemolle l'andrò a prendere un tasto dietro, perché io in questo modo visualizzo non solo la posizione dell'accordo, ma vedo proprio la differenza armonica che c'è tra un arpeggio e un altro. Quindi in questo caso io vedo proprio
che scende di mezzo tono alla settima. Questa visualizzazione, ripeto, è molto importante non solo per conoscere l'arpeggio, ma proprio per conoscere il movimento armonico che c'è tra un arpeggio e un altro. Un classico, non dico errore, però una cosa che si fa che secondo me non è propriamente corretta, soprattutto all'inizio, riguardo a questo argomento, è quello di fare ad esempio l'arpeggio maggiore settima in questo modo e poi l'arpeggio, ad esempio, minore settima in quest'altro modo. Ecco, che cosa è successo? Il Mi bemolle, invece di prenderlo qua, quindi invece di vedere il legame armonico, lo sono andato a prendere qua. È vero che chitarristicamente parlando questa diteggiatura probabilmente è molto più comoda rispetto a questa, ma non vedo un legame armonico, quindi il secondo consiglio che voglio darti è quello proprio di mantenere un legame armonico e di visualizzare questo legame armonico. Quindi facciamo un altro esempio: se io ho l'accordo di l'arpeggio di semidiminuito, quindi il relativo a questo accordo, quindi l'arpeggio con la terza minore, la quinta diminuita e la settima minore, se io parto da questo Do maggiore settima, che cosa farò? Abbasso la terza, abbasso la quinta e abbasso la settima, quindi avrò questo. Di conseguenza anche nell'ottava superiore Do, Mi, Sol, Do, Mi bemolle, Sol bemolle. Ok, quindi vedo questo legame armonico. Poi siamo d'accordo che l'arpeggio semidiminuito è molto più comodo farlo così. Per me, per quanto riguarda me, è più comodo. Però in questo caso, così, non vedo il legame armonico che c'è tra le note. Il terzo ed ultimo consiglio che voglio darti è quello di improvvisare con ognuna di queste triadi, quindi di questi arpeggi, scusami. Quindi una volta che tu hai capito i movimenti armonici, i legami armonici, prendi una base o anche con il metronomo o anche senza niente e comincia ad improvvisare con uno solo di questo arpeggio in modo da prenderci confidenza su tutta la tastiera. Facciamo ad esempio con l'arpeggio di Do semidiminuito. Adesso faccio un'improvvisazione così veloce, senza base, senza niente. Quindi Do semidiminuito. 1, 2, 3, 4. Cosa di questo genere ci dà anche un altro tipo di vantaggio, un altro tipo di utilità, che non è solo quello di prendere confidenza con lo stesso arpeggio, fa prendere confidenza con la nostra percezione uditiva con questo arpeggio, cioè con il suono che ha questo arpeggio. Ok? Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere un bel like e a iscriverti al canale. Ciao, ci vediamo presto.